cosa mi piace di più del lavoro con Orti Alti? La sfida, sicuramente, di provare a generare un cambiamento con condizioni di partenza spesso molto difficili e ci venga chiesto in qualche modo di trovare delle soluzioni creative, provare a ragionare su come metti insieme soggetti diversi, come li fai interagire in modo tale che ci sia un beneficio per ognuno, è molto appassionante. A me quello che piace è sicuramente vedere al termine di una realizzazione come cambia lo spazio e come le persone che poi lo vivono percepiscono questo cambiamento. E poi l'altra cosa che trovo molto intrigante di questo progetto è che è un progetto veramente interdisciplinare. Questo dispositivo è anche capace di fare cultura, di generare degli altri progetti che non hanno necessariamente a che vedere con l'orto in se stesso, ma con tutto quello che questa idea può innescare nella trasformazione culturale dei quartieri, delle persone, delle società che vivono questi spazi. Orti Alti è un'associazione di promozione sociale che si occupa di riqualificare aree dismesse delle città, in particolare tetti, piani, ma non soltanto, in generale qualsiasi area che sia sottoutilizzata, attraverso dei progetti di rigenerazione urbana che sono degli orti di comunità. Abbiamo capito l'interesse che questo tema poteva avere proprio come dispositivo di rigenerazione delle città e abbiamo costruito un progetto in modo che questa superficie non utilizzata diventa veramente un luogo di comunità. La gestione non rimane mai in capo a noi, cioè noi facciamo più un intervento di appunto ideazione, coprogettazione e realizzazione e poi accompagnamento alla costituzione di una comunità di cura e poi lo lasciamo ai loro custodi che sono le persone che poi lo vivono come lo spazio, un nuovo spazio pubblico. Orti Alti ha portato avanti molti progetti e il posto in cui siamo adesso è forse quello più significativo per molti aspetti, perché tiene insieme tantissimi temi. Siamo nella periferia nord di Torino, in un quartiere che è rimasto abbastanza abbandonato e l'edificio in cui siamo è una ex fonderia. L'edificio è un po' fatiscente, ci sono delle parti un più o meno riqualificate, ma la maggior parte all'epoca, tra l'altro, erano assolutamente abbandonate e abbiamo capito che era una bellissima sfida quella di provare a intervenire in questo posto. Abbiamo de deciso di provare a fare questo lavoro innanzitutto di fundraising per trovare i finanziamenti per sostenere l'intervento. Nel 2016 abbiamo inaugurato l'Orto Alto. Questo spazio è un orto che produce dei vegetali che vengono utilizzati dal ristorante che si trova sotto questo tetto dove siamo oggi. Questo ristorante è gestito da una cooperativa sociale che si occupa di inserimento lavorativo di ragazzi con varie disabilità. L'attività di piantumazione è stata svolta in collaborazione con l'ASL Torino 2, con il servizio SERT, tossicodipendenze, per cui è stata un'occasione di sperimentazione anche dell'ortoterapia. E una volta realizzato lo spazio, nei mesi e negli anni successivi, questo è stato aperto alle scuole del quartiere, insomma, ai cittadini, agli abitanti, per arrivare poi anche a diventare spazio di formazione professionale ai temi dell'agricoltura urbana e dell'apicoltura urbana e abbiamo avuto l'occasione di formare dei ragazzi richiedenti protezione internazionale all'attività di cura dell'orto e anche di cura delle api e di produzione del miele. Un intervento di Orto Alto, comunque di orti urbani, come materiale di progetto sia ambientale che sociale, ha innumerevoli benefici sia dal punto di vista ambientale che sociale ed economico. Il controllo delle acque piovane, la capacità di portare biodiversità in ambito urbano, la capacità di impermeabilizzare e isolare la soletta e quindi raffrescare gli ambienti sottostanti, quindi tutti questi temi ambientali messi insieme, in più aggiunti al tema
tema dell'orto e quindi della coltivazione, della capacità che ha l'orto di creare comunità. Ripensare anche agli spazi verdi come a degli spazi che, come dire, contribuiscono al nostro benessere, crediamo che sia fondamentale. Per me l'Italia che cambia è non arrendersi. Se uno non si arrende, nascono anche dei bellissimi progetti. Coraggio e resilienza. Quindi sono tutte quelle persone che già fanno questo tutti i giorni nella loro vita, sono tantissime. Voi raccontate le loro storie e forse l'Italia che cambia è l'Italia che vuole raccontare questo, tutto questo e non tutto il resto. Quest'Italia che cambia.